attraverso questo tipo di soluzione trovare la svolta della partita. La palla viene cacciata da Di Ruzza che colpisce la traversa e la palla entra in rete, ma c'è fuori gioco, gran conclusione di Di Ruzza, la distanza, ha colpito una traversa importante, poi tap-in vincente, ma posizione di fuori gioco. Tirare questo calcio di rigore, colui che l'ha conquistato può essere colui a sbloccare la partita. Vedremo a breve. Proprio Mecozzi, fischiato, va Mecozzi, il tiro sicuro sotto la traversa, potente, Mecozzi decide l'1-0 in questo primo tempo. Gol per il numero 8, la Cagliari Sporting Roma. Audizzi col tacco, cerca Mecozzi, non lo trova, può ripartire Sant'Angelo Romano, ma solo per un attimo. Navarroli perde il pallone, bravo Mura a rifarlo proprio, la cede a Mecozzi che scambia con Fabriani, Fabriani torna da Mecozzi, che va da Mecozzi, pensa al tiro Mecozzi ma poi invece scarica su Mura, Mura palla in mezzo a trovare Navarroli, bella azione creata, carica su compagno e Fabriani quindi allunga, faccio l'anticipo su Mura, ancora però Caroni non trova, anzi sin Navarroli, prova a controllarla qui Navarroli, poi va il passaggio diretto a Marini, viene intercettato, pressione di Ninci efficace, va al numero 2 Ninci, tu per tu con l'avversario, opta per il tiro a distanza Ninci, conclusione insidiosa, bravo Stazzi comunque. Fabrizio si gira al numero 9 del Sant'Angelo Romano, scarica su De Santis, il tiro a distanza fuori dallo specchio della porta, era comunque pronto campione a intervenire. Qui palla ripresa allo Sporting con Fabriani, opta per un lancio lungo alla ricerca di Marini, anticipato numero 7, la palla finisce a Gentile, controllo. Va Navarroli, la mette in mezzo a cercare Fabriani e hai occasione qui per lo Sporting con Fabriani che sfiora il palo su una splendida punizione battuta da Navarroli vicino al gol. Lo Sporting